Vi diamo il benvenuto a San Martino con Albergo. Siamo orgogliosi di ospitarvi qui nella nostra sala consigliare. Questa è la seconda tappa di Estetica del Codice in Tour. E so che poi voi andrete anche nei comuni di Falù, di Zevio e di San Giovanni Lupatoto. Io trovo questa mostra una bellissima idea, una bellissima intuizione per trasformare ciò che può sembrare un linguaggio freddo, magari distaccato e asettico, invece in una forma di comunicazione molto alla portata di mano e per tutte le età, perché è un linguaggio sicuramente per giovani, ma che trova ispirazione anche in tutte le altre generazioni. Quindi l'invito che faccio ai ragazzi è di continuare su questa strada, perché la strada della creatività è sempre una strada che porta, che apre tante porte, quindi non solo a scuola ma anche nella vita. Quindi un lavoro importante che hanno fatto con gli insegnanti, con chi ha seguito questo progetto. Io ringrazio l'associazione che ha coordinato tutto questo lavoro e che adesso può itinerare in questi 5 comuni. Ringrazio Susanna, che è rappresentante di Zevio, ringrazio qua Laura di Palù, ringrazio il sindaco per essere qui con noi oggi, i ragazzi della consulta dei giovani e il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi. Quindi abbiamo rappresentato un po' tutto lo spaccato del nostro territorio. Caterina si è espresso benissimo, io ho visitato la mostra con un ragazzo bravissimo, dunque veramente. E poi mi ha fatto piacere anche scoprire che qui abbiamo un ragazzo di San Martino che ha collaborato, anche lui ha partecipato alla realizzazione. No, parlando, no, ma è perché sono già sono quattro, all'unedì un assessore in meno. No, ma bravi, veramente bravi. Vale la pena aver passato in rassegna tutte quante le, chiamiamole opere, perché sono opere alla fine, no? Che invece di usare pennello, come dicevo prima, si usa il computer, il cuore e la testa. Meglio di così. Bravo. Buono. Bene, benvenuti e buon giro. Grazie. Grazie.